A tutti noi nella vita è capitato un cavallo che non esegue il passo indietro, che si punta sulle gambe, che alza la testa, ma che non indietreggia di un millimetro. Ecco, oggi vedremo come insegnare il passo indietro lavorando proprio con un puledro che il passo indietro non sa neanche che cosa sia. E quindi partiremo proprio da zero. E vi insegnerò il mio modo. Allora, come si esegue il passo indietro? Per quanto riguarda l'assetto, le spalle avanzano un pochino. La gamba arretra, i pugni si chiudono, il movimento del bacino non va più dall'indietro verso l'avanti come nel passo, ma dall'avanti verso l'indietro, con leggerezza. E questa è la teoria. Ma come faccio a far sì che il mio cavallo inizi ad andare indietro? Molto facile, giocando tra comfort e non comfort. Guardate bene. Alt, lascio la mano e tolgo ogni tipo di pressione. Poi prendo contatto e appena arretra lascio e tolgo ogni tipo di pressione. È normale che all'inizio, appena chiudete i pugni, i vostri cavalli non siano tanto contenti. Ovviamente li state mettendo in una situazione di non comfort. Per poi mostrargli come uscirne eseguendo la vostra richiesta, cioè il passo indietro. Comprendere questo meccanismo richiede un po' di pratica e soprattutto dovete stare attenti a premiare repentinamente quando eseguono il movimento correttamente. Facciamo un piccolo riepilogo. Tolgo ogni tipo di pressione nell'alto, chiudo i pugni e lascio appena il cavallo arretra. Lascio, lascio, lascio finché arretra e poi lo accarezzo. Gli sto semplicemente comunicando che quello è il modo migliore per esaudire la mia richiesta e uscire dalla mia pressione e quindi di tornare al suo comfort. Perfetto. Molto bene. Un'altra tecnica che potete utilizzare nel caso il vostro cavallo si pianti sui piedi e non arretri è fare un piccolo disimpegno delle anche prima di richiedere il passo indietro. Fatemi sapere.